5 minuti. Vai. 68esimo Festival della Canzone Italiana. Siamo qui con il maestro Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Ciao, buongiorno. Ciao Roberto. E allora, dopo la prima puntata del festival, possiamo già fare un quadro più o meno di quello che abbiamo ascoltato. Naturalmente la cosa che ci ha colpito è stato il fatto di non aver fatto nessuna compromesso, diciamo così, e aver portato veramente la musica al Festival di Sanremo e un messaggio. Questo è il nostro suono, il suono napoletano nel senso propriamente detto della parola, cioè uno stato di coscienza che è il mood, che è apocondria, la dolce malinconia che accompagna la nostra musica, c'è la scala napoletana che è predominante, i ritmi antichi dei bottari, il passo della morte, c'è la parola, il suono. Un omaggio a tutte le terre a svantaggio, a tutti i punti di vista, e signor Nessuno. Insomma, è un inno alla vita, un inno di speranza, alla vita che nasce comunque e ovunque. C'è Peppe Servillo, che non duetta come me un dialogo, perché lui rilegge il testo, la parola, il suono, e lo rivive attraverso la sua forma espressiva. Tutto questo per premiare il nostro modo, diciamo, di fare la canzone, la nostra musica in forma canzone. Questa esperienza con il maestro Avitabile a Sanremo, che per te già è una cosa che già hai vissuto anche, sì, da vincitore con gli Avion Travel, per cui come l'hai rivissuta? Allora, caso? Guarda, io non vesto i panni dell'esperto, perché ogni Sanremo fa storia a sé. Certo. Sono complice di Enzo in questa magnifica canzone che suggerisce la possibilità di ricominciare da capo sempre nella nostra vita. Ed è un sentimento che Enzo ha per tutti, che non svolge nel brano in maniera lirica e solitaria, ma che apre a tutti. E sappiamo quanto ce ne sia bisogno di questo. Quindi amo le canzoni di questo genere e trovo che Sanremo sia l'occasione per noi per esprimere un valore aggiunto con l'interpretazione e con l'esecuzione. Il percorso si snoda in altri 4 appuntamenti, quindi questa canzone avrà già da ora, dal vivo, una piccola storia importante. Grazie per questa veloce intervista, e speriamo che con il secondo e i prossimi ascolti questa classifica o parziale classifica possa subire, diciamo, quello che merita, cioè un ribaltamento totale di quello che hanno fatto parzialmente. Non l'abbiamo seguita. Avete fatto bene. Enzo sottolinea sempre che già essere qui significa essere alla fine di un percorso, sì, che ha riguardato, sì, tanti bravissimi artisti che magari non ci sono, per svariate, sì, ragioni. Diciamo che con una musica diversa, cioè con una musica che da sempre è considerata alternativa, essere qui secondo me è un momento importante, perché è già una vittoria perché diciamo che qua stai tra i primi 20 scelti tra 220 canzoni, che ne sono tante, quindi per noi essere qui è un momento importante di visibilità e di promozione del nostro messaggio. Si viene a Sanremo per questo, si viene per promuovere la tua musica che è fatta di parola e di suono. E poi saremo venerdì con D'Abiturè e gli avventori. Va bene, intanto ringraziamo gli artisti e ci vediamo su Radio CRC Targato Italia.